Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Elenoir. Allora, proseguiamo da dove ci siamo lasciati. No, aspettate, momento perché ragazzi è da un po' che non gioco ad Elenoir, quindi... Sì, ho avuto qualche giorno di pausa, quindi... You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? Mi ricordo neanche i tasti. LAPD. Figuratevi il caso. Wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics oh my for RKO, God. Pal. You got bigger problems. Sì. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. That she's... We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. Scusi cosa. Dobbiamo controllare in giro. Ma scusate, perché quando si tratta di controllare il nostro collega si siede sempre? Non è per sfiducia. Vabbè, fa la finta di tenerlo d'occhio. Vabbè, noi cerchiamo di spippolare in giro. Aspetti, partiamo da questa stanza. Poi, no, parliamo dopo. Tanto controllo. Vabbè, parla di alcolismo. C'è niente, vediamo qui. C'è un foglio con degli appunti, vabbè, poi controlleremo. Intanto diamo un'occhiata anche qui. No. Momento, tolga. Cos'è? Controlli gli appunti. Muoviamo la matita? Sì, la muoviamo, ma... Ah, ok. Pop in qua. Un po' più su. Vediamo anche qui. Stiamo a fare i danni. Là. Grazie per l'offerta di fare qualcosa per me riguardo a mia moglie. Vabbè. Aspetta. C'è una mazza da baseball. Così. C'è del sangue? No, eh? Vabbè, noi chiediamo, noi controlliamo sempre. Qui non c'è niente. No. Porta si apre, sì. Ma non c'è il bagno sta casa. Attenzione, sta facendo la valigia. Che fa? Sfugge? Dove vuole andare? Vediamo. Controlliamo che numero di scarpe porta. L per manipolare l'oggetto, il numero. È un po' troppo grande, eh? No? Non mi ricordo quanto. Ok, abbiamo trovato tutto. Andiamo a vedere un attimo gli indizi perché le scarpe sapevano... no, è 42, infatti. Vabbè. Andiamo a parlare con il tipo. Buon uomo. Allora. Vediamo un po'. Movimenti della vittima. Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look. I don't know. Dall'occhio non lo so. Ma c'era qualche testimonianza? Sapete che non mi ricordo perché come detto è da un bel po' che non ci gioco. Maledizione, devo finire i casi quando non ho giorni per giocarci, poi perché se no mi ricordo. Scarpe. Vediamo. Abiti del marito. Deve aver chiamato più volte in casa di Harry Jacob. Che non c'era. E alibi del marito. Quindi. Vabbè, però ha detto che era in un bar. Quindi, giustamente. Vediamo verità o dubbio. Usiamo un punto intuito, va. E allora è vero, dai. We know that she drinks, Jacob. Drunks have regular haunts, places they feel relaxed. Celine did most of her drinking at home. She didn't have many friends left. Not many alcoholics do. Not real friends, anyway. E come l'abbiamo toppato? Non c'avevamo qualche indizio? Sti cazzi. Ultimo contatto con la vittima? Did you last see your wife, Mr. No, dobbiamo fare casi di seguito perché sennò c'è un macello.
I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Mm. Ci può stare. Proviamo, verità. Fatemi ricontrollare. Scarpa di intrusione con scarso problemi coniugali. Vabbè, ci stanno. Un occhio nero dopo i litigi con il marito. Lui ha detto che... Vabbè, hanno litigato però e se n'è andato. Vabbè, facciamo così, menzogna. You tailed her, watched her come out of a bar, and then beat her to death. Admit it, Henry. Why would I do that, detective? Vabbè, proviamo a usare la cosa dell'occhio nero, sti cazzi. Dov'era? Problemi coniugali. Ma sì. My wife was a drunk. It was a sickness with her. Mi ha doppato. Doesn't mean I didn't love her. Would you stop loving your wife if she was unwell? Vabbè, l'occhio nero era un'altra cosa, direi. Vabbè, mi ho toppato. Movente per l'omicidio. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Mm. Dubbio. You went to her house, you fought, you beat her, she left and then you followed her. I left first. She tried to batter me with a frying pan. I had to slap her down. Understandable. Vabbè. Toppata pure questa, vabbè. So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here, I was here all night. Start work at 6:30. Allora, qua... Qua c'era quello che ha provato a chiamare a casa e non ha risposto, giusto? Sta doppiamo? Vediamo un po'. E perché ho doppio volte a casa di Jacob la notte dell'omicidio. E non c'era, quindi menzogna. You called the bar to give yourself an alibi. Then you went after her, beat her, dumped her in a park. I think you are a sack of shit, Jacob. You're not gonna pin Celine's death on me. I'll take a lie detector test to prove it. Allora. Dov'è? Là. McCall says he called and called and you didn't pick up. I tried to get her help and she laughed in my face. Well, then of course she needs me. I'd had enough. Everyone has their limit. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Attenzione, pubblico ufficiale. Là, e che cazzo, sti cappelli, aspetti. Tocci tu, aspetta, là. Attenzione. Là. Vai così, con cattiveria. Oppela. Ah, proprio una in scioltezza. Vabbè, sto cappello però proprio non sta in testa. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Telefono era di là, momento. Operator, give me dispatch. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Assolutamente sì. Yes, ma'am. Carruthers. Dica. It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt? No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc.
Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2BOY8899? Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Okay. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Ok, poi possiamo interrogarlo questo. Intanto dobbiamo andare anche da Alonso. Allora, sì, abbiamo fatto dei danni, però come detto, purtroppo il fatto che non l'abbia rigiocato, ripreso in mano dopo qualche giorno, non è stato proprio positivo. Andiamo da Mendez o alla stazione? Andiamo alla stazione di polizia, va. Altra cosa, ragazzi, è che per quanto riguarda i casi che ci verranno proposti mentre siamo in giro, direi anche basta, perché come vedete negli ultimi episodi ne abbiamo fatti mille e mille. Mi sono rotto i maroni. La occhio. Bella. Don't worry, fratello, che cazzo di lamenti. Guarda questo. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. Vediamo. Ok, siamo arrivati. Tiralo. Sportiveggianza, arriviamo alla nostra centrale. Posso parcheggiare qui? Anche no. Fanculo. Palo. State zitto un po'. Che cos'è? Volevo parcheggiare in modo sportiveggiante lì dietro alla centrale. Non me lo permettono questi. Facciamo questo interrogatorio, va, cercando di non fare dei danni, perché we have a firm lead, Captain. Are you questioning my judgment, Cole Phelps? Oh, stia calmo. Good. I thought not. Jacob Henry is a subsystem pushed around by his wife. I think with the right kind of persuasion, he might be prepared to seek absolution. Sì, eh? Prepared to show him the error of his ways, young Phelps. Non lo so. Galloway agrees with me. Don't drag me into this. C'è Alonso. He's a practical policeman. A bird in hand has always worked two in the bush. Let's liberate a confession from poor Jacob and the public will sleep easier tonight. Vabbè, ma c'è anche un altro che dobbiamo controllare comunque. Sì, eh? Non è che tiriamo fuori una confessione farlocca. Si entra qua? Proviamo. Doesn't look good, Jacob. You're in a big jam here. You lie to me and I can't help you out. Do you understand me? Yes. Allora, vediamo. What do you do for work, Jacob? I'm a mechanic. Engines, differentials, transmissions, that kind of stuff. So you have access to tools? Yes, I do. Your wife was brutally beaten with a socket wrench handle, then stomped to death. How do you think that looks, Jacob? I was home in bed. Ma non è vero, c'era l'alibi. Oh, io vado con la cosa dell'alibi. Full of shit, Jacob. The truth is you hated that bitch. You followed her and dragged her into the car and then took her out to the moors. She woke up and you smashed her face in with a socket. No. No, 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 no. And then you stomped her. You stomped her because she's a drunken whore and she treated you like shit. You stomped her for all the years you had to take it. You stomped her because you are such a weak fucking sister, Jacob, and you wanted to erase all memory of it. Go on. Try to deny it. I was at home. I should have gone to her at the bar, but I didn't. You can't prove I wasn't home. Allora, invece sì. L'alibi non c'era, da prova da chiamare, già l'ho detto, giovane. I can. The bar owner, McCall, gave you up. He called your house right at the time that someone was smashing Celine's skull in and got no answer. If we find that socket wrench, you're gonna fry. Get it off your chest. Tell me you killed her. I killed her, all right. I killed her dreams. She was an aviator. Famous in her day, flying around up there like a bird. But
She never wanted to come back down. You know, my pop was a sod farmer, dirt poor. I joined the Corps, trained to be a mechanic. I did better than my father did. I worked hard for it. That's all you can ask of a man. But Celine, she never wanted to come down from the clouds. She wanted everything I couldn't give her. All I had was security. That was never going to be enough. Ah, vabbè. Segni di rossetto, vediamo. Everything points to you. What does text mean, Jacob? I don't know what you're talking about. Aspetta, non lo so. Non so, l'ho trovato nella borsa della vittima. Vabbè, le impronte non ci stanno. Due messaggi sono stati scritti. Ah, questo. ID e tex. Però non abbiamo prove comunque. Pronto il biglietto, ok, biglietto di minacci di morte. Proviamo dalla faccia, secondo, non lo so, proviamo il dubbio, va. If you didn't kill her, then who did, Jacob? I don't know. I don't like to think about it. I know she met other men. I know it. Maybe it was one of them. Toppata, vabbè. Matrimonio in crisi, ci siamo, vabbè. You took her in and she threw it back in your face. You didn't go over there to hurt her. It just got out of hand. It's not how it was. Dalla faccia direi dubbio. Dubbio. Jacob, I think she pushed you around and slapped you about. You got to like it. Big guy like you and you're a fucking pushover. Ah, fuck you. I did my best to make it work. Toppato anche questo, toppiamo anche l'ultimo e finiamo, dai. Why steal the ring? What? What are you talking about? I've got a key. Why would I need to break in? Vabbè, qua ci sta la verità, sti cazzi. What are you talking about? Her prized garnet ring, given to her by her old boyfriend, Dick McCall. I never knew that. I lived with that woman for 3 years, and I never knew that. In that case, I think you should be talking to Dick McCall. We'll do the detective work, lunkhead. Just answer the questions. I'll see what I can do for you, Jacob. But I'm not promising. It still looks bad for you. Vabbè. Abbiamo toppato un buon 50%. You failed me, son. Sì, eh? We have another lead, Captain. This guy Mendez could be our man. I hope so, Phelps. I really hope so. Oh, stai calmo, giovane. Guarda questo. Ma mo solo perché ho fatto qualche giorno di pausa da Lei Noir e non mi ricordavo un cazzo del caso, mi deve trattare così. Ma guarda questo. Prossima volta faccio un caso alla volta. Sì, sì, dai, muoviti, giovane. Ci abbiamo tempo da perdere, se no ti lascio qua. Dobbiamo recuperare questo caso. Senti il sound come pompa subito. Aspetta, andiamo a luoghi, a casa del tipo, appartamento di Mendez. Andiamo da Alonso. Tiralo. Occhio. Già cambiata la musica, è diventata qualcosa di più thriller. Vai, vai. Allora, se riusciamo a risolvere il caso adesso non sarebbe male. Così almeno poi al prossimo partiamo dall'inizio e non facciamo cagate. Andiamo con sportiveggianza. Occhio. Aspetta, giriamo la prossima, la prossima. Occhio. Che almeno evitiamo di... Alonzo Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter in right here. You've got a daughter. Spend enough time drinking, Cole. You'll find yourself with any number of things you don't want. Cazzo faccio a leggere questo traffico. Exactly. Attenzione, siamo da Alonso. Occhio al taxi. Dove sta questo? In mezzo alla strada. Ah.
appartamento di Mendez. Dovrebbe stare a pranzo a quest'ora. Controlliamo, va. Appartamento 16. Mendez, apartment 16. Ok, questo l'abbiamo beccato. Siamo degli investigatori provetto. Allora, c'è un portinaio? Portiere. 16 è all'ultimo piano. Porca mignotta. Aspetta, che è successo? È questo? Sì, già l'avevo visto, però in realtà. Ultimo piano. Ma c'è un ascensore, magari? C'è un ascensore? Aspetta, non ho. Non c'è un ascensore, ce la dobbiamo fare a piedi, giovane. Io c'ho il fisico, tu non lo so. Vediamo. Guarda qua, due scalini alla volta. Quanta leggiadria, occhio. Scusi. Stiamo per vomitare, secondo me. Dalli, attenzione. Occhio, eravamo arrivati, porca mignotta. Appartamento 16. Buttiamo giù la porta. Mamma mia, con cattiveria. Sì, ho capito, ma prima vediamo se c'è lui, scusa. C'è un altro giornale qua, secondo me parte la scenetta. No? No, ci sono dei cavalli comunque. Gente a cui piace i cavalli in questi casi. Attenzione. Sono, secondo me, delle uova sospette. No? Non sono sospette, vabbè. Attenzione. C'è qualcos'altro di sospetto. No? Proviamo questo? Vabbè, allora. Però noi comunque controlliamo, perché non si sa mai. Allora, qua? Qualcosa? No? Scusi, eh? Vediamo. No? Sta porta è chiusa. Qui non c'è niente. Aspetta, prima di entrare qui controlliamo che. No. Vabbè. C'è una pistola, attenzione. Se c'è la pistola perché ha. Niente, eh. Vabbè. Attenzione. Un rossetto. È una parola qua. C'è. C'è anche una mazza e un discreto quantitativo di sangue. Secondo me abbiamo trovato il colpevole. Non vorrei dire niente. Proviamo ad analizzare. Vediamo. Ok. Mo dobbiamo trovare sto tio. We have the murder weapon. Better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. E questo scappa, fratello, scusa, dillo quando. Lose that son of a bitch. No, chi l'ho perso? Dove cazzo è andato? A buon uomo! Ci abbiamo la pistola? No. Porca mignotta, qua si tratta secondo me di far pugni un'altra volta. Stavolta il cappello non lo perderemo. Ve lo dico. Vai, vai. Lungo. Dai. Vai così. Con cattiveria. Attaccata al palo. Occhio che va la macchina. Spara, caccia la pistola. Caccia la puttana. Caccia la pistola. Stai calmo. Subito. E toglietevi dal cazzo. Scusate, che poi io investo i cittadini. Ma ci credo. Si cazzi i cittadini rincoglioniti. Attenzione. Piano. Quanta sportiveggianza. Occhio. Attenzione, rimbalziamo. Si fermi, buon uomo. Mi scusi,
Hit him, Cole. Spit him out. E sbattevo fuori, tu spara, porca mignotta, no? Bravissimo. Occhio. Mortacci loro. A ruota. Era nostra, no? Era degli altri. Vabbè. Accenda la sirena di nuovo. Spara. Aspetta, non gliela famo. Spara con cattiveria, però. Avvicinati un po', gli entro nel cofano. Così, scusi. Spara le gomme, do cazzo, stai a sparare. E che cos'è? Attenzione, il panico, vai che lo... Via, via. Attenzione. Mi scusi, buon uomo. Sta a posto? Mi scusi, mi scusi. Attenzione. Arrestamolo, arrestamolo. Successo un macello. Fatto un po' di danni, eh. Vabbè, almeno abbiamo concluso il caso. Mi spiace per il pedone che ha subito un trauma cranico con... No, questi sono i dettagli. C'è bisogno, abbiamo le prove. Perfetto, caso risolto allora. Più o meno. Certo, non saranno felici. Ho sbagliato un bel po' di robe, però. Sì? Lascia fare. Certo, abbiamo sbagliato un po'. And the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand. Ma sì, sì. A me niente. Ma li mortacci vostra, guarda questi. Ma che fa, bevono la salute? Vaffanculo, va. Va bene, caso chiuso, indizi trovati, 18-19, domande corrette, abbiamo fatto un macello con le domande. Però abbiamo fatto relativamente pochi danni, infatti meritorio, giustamente. Jacob Harry è lasciato al suo lutto, mentre Mendez aspetta in cella la visita del procuratore distrettuale. Vabbè, comunque, niente di particolare. Allora, noi ragazzi ci vediamo con il prossimo appuntamento con LA Noir. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra e ci vediamo al prossimo appuntamento, allora, con un nuovo caso. Dai, un saluto a tutti da quel tale Ale.